Alessandro Iacobone, siamo fuori da casa Milan. Il Milan ha comprato Bonucci, siamo alle firme, ma voi milanisti vi state rendendo conto della cosa? Carlo, innanzitutto ciao agli amici di Calcissimo. No, è un sogno, faccio fatica, ogni tanto mi stropiccio gli occhi, bevo un po' di acqua fresca per capire se sto ancora sognando, considerando che 12 mesi fa io non c'ero perché non meritava la mia presenza e la presenza dei tifosi qua, però si aspettava Mati Fernandez che si buttava dentro ai sedili del taxi, scene ignobili mentre siamo ritornati, e questa è la dimostrazione, perché l'arrivo di Bonucci, oltre che un grande acquisto tecnicamente, perché lo reputo uno dei primi tre centrali difensivi in Europa e non solo, è una dimostrazione di forza verso la saccenza, l'arroganza bianconera che ha dominato negli ultimi anni sia in campionato che nel calciomercato. Sembrava che Donnarumma dovesse andare alla Juventus a inizio mercato, è stato Bonucci invece che ha fatto il percorso inverso, è arrivato al Milan. In effetti è stato simpatico il tweet di un milanista non evoluto che ha scritto, ha scimmiottato quello che ha detto, le dichiarazioni di Marotta, che disse: se Donnarumma è sul mercato il nostro dovere è provarci, noi ci abbiamo provato e ci siamo arrivati. Ultima, voglio sapere da te che effetto ti fa vedere questo entusiasmo a casa Milan, ci saranno migliaia di persone qui a festeggiare Bonucci, è stata una giornata veramente importante dal punto di vista dei tifosi. Beh, indipendentemente da tutti, sapete, io sono un tifoso, quindi da tifoso l'ho vissuta e mi sono anche permesso di lanciare un paio di cori, perché io sono uno di loro, uno di voi, di conseguenza l'entusiasmo è alle stelle, mi manca anche un po' di voce perché non ho disegnato di a unirmi ai cori di festeggiamento, era tanto, da troppo tempo che il Forza Milan era strozzato in gola, adesso siamo ritornati ufficialmente e ci sarà da divertirsi, e grazie alla presidenza in primis che ha messo tanti soldi a disposizione, ma una dirigenza che l'ha utilizzata in maniera oculata, funzionale e anche sorprendente, direi. Pensaci bene, l'ultimissima, l'hashtag per accogliere Bonucci dei non evoluti. Ma io in verità sto pensando all'hashtag per invitare tutti i tifosi a tornare a San Siro e a riempirlo. E avevo provocato Fabio Guadagnini dicendo: lanciamo un hashtag per i 50.000, e aveva sorriso, come dire, non spariamo troppo in alto. Io credo che questa cifra si possa raggiungere, perché il modo migliore per dimostrare alla società i nostri ringraziamenti è quelli di riempire San Siro come una volta e portare entusiasmo che vediamo qua anche allo stadio. Grazie Ale. Ciao, grazie a voi, Forza Milan sempre.